Decimo appuntamento con il progetto Gutenberg ideato e realizzato dal Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. Si tratta di una manifestazione culturale che si è estesa negli anni a tutto il territorio regionale ed ora rappresenta senza dubbio un'iniziativa calabrese all'avanguardia nazionale. Nella sua decima edizione il Gutenberg sarà fiera del libro, della musica e della multimedialità dal 22 al 26 di maggio. La seconda parte del progetto prenderà vita dal 31 di maggio al 9 di giugno. Si tratta di un tentativo finora riuscito negli anni scorsi di promuovere la lettura a scuola, ma anche di uno sforzo per rimodulare la didattica con gli apporti e gli innesti della cultura e della ricerca contemporanea in uno scambio interdisciplinare. Per l'inaugurazione di martedì mattina c'erano, oltre al dirigente scolastico del Galluppi Vitale, anche il prefetto Repucci ed il direttore dell'ufficio scolastico regionale che sostiene l'iniziativa Mercurio. Vitale ha rimarcato che arrivare alla decima edizione è senz'altro un traguardo significativo in questa regione, ma vogliamo continuare, ha affermato, a migliorarci anno dopo anno. Con il Gutenberg la Calabria rimane al centro delle attenzioni nazionali per quanto di buono riesce ad esprimere. Non potevamo non fare questa decima edizione, il coronamento di uno sforzo pluriennale, tanti tanti anni di intensissimo lavoro condotto insieme a scuole della Calabria le più diverse, da quelle elementari e medie, come un tempo si diceva, a istituti superiori di ogni provincia, una vera coralità che abbiamo saputo sviluppare tutti insieme attorno al libro, attorno all'esigenza di leggere, di diventare più colti. Io penso che la scuola calabrese è straordinariamente vivace, dobbiamo saper conquistare il nostro spazio e competere nel panorama nazionale. È una scuola la nostra produttiva, feconda, ricca di energie, abbiamo ragazzi straordinari e di talento. Un progetto come questa Fiera del Libro serve a far conoscere questi talenti, a farli lievitare, ed è un progetto anche finalizzato a una crescita culturale del complesso della nostra comunità studentesca. Devo dire che abbiamo retto nel lungo periodo. Quando iniziammo il 2003 fummo ricevuti da Ciampi alla Presidenza della Repubblica per l'iniziativa che sembrò allora straordinaria. Non pensavamo di avere un respiro così lungo, ce l'abbiamo fatta, il decimo anno noi lo celebriamo con una presenza ricchissima di studiosi, di autori, di esperti. Discuteremo come sempre del nostro mondo e dei temi della nostra contemporaneità. Il prefetto Repucci ha invitato i giovani presenti ad essere protagonisti del proprio futuro. Non siate gregge, ma gridate, stimolate e controllate l'operato degli adulti. Indignatevi anche, ma con mezzi leciti e costruttivi. Se non ci sarà coesione sociale, questo mondo giungerà all'implosione. Dottor Repucci, lei invitava al coraggio gli studenti. Ma guardi, la Calabria si può salvare se i ragazzi diventano protagonisti di un nuovo modo di rapportarsi con le istituzioni e soprattutto di fare vita democratica. Io faccio appello alla maturità democratica, faccio appello alla partecipazione che, come diceva Gaber, è il nettare della democrazia. Senza partecipazione la democrazia muore. Ho molto apprezzato l'iniziativa che sicuramente serve un po', così l'ho capito da vari interventi, a cercare nuove vie, a imboccare finalmente un percorso virtuoso in cui i cittadini siano protagonisti attivi e non protagonisti passivi, non gregge, non mucillagine gelatinosa come diceva De Rita. E la presenza di tanti giovani provenienti da tutta la Calabria mi induce all'ottimismo. Forte anche il messaggio del direttore dell'USR Calabria Mercurio. Secondo Mercurio reagire a violenza, criminalità, ingiustizie e soprusi vuol dire divenire consapevoli. Invocava il coraggio di dire di no in quanto questo rappresenta il viatico per la legalità. Direi proprio di sì, e noi dobbiamo puntare proprio su di loro, dobbiamo supportarli per sostenere le difficoltà e far comprendere loro che poi tutto sommato le prospettive non sono così pessimiste come a volte episodi tragici certamente portano a diffondere come messaggio sul territorio. Sì, noi nel lavoro quotidiano del corpo docente, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, è un lavoro veramente fatto con passione, proprio nella piena consapevolezza
pensa che è come se avessimo in mano il futuro dei nostri giovani, quindi il futuro della nostra società. Ed ecco perché rispetto a questo grande lavoro fatto con passione, episodi tragici certamente che devono riflettere, ma devono riflettere e dopo la riflessione deve scattare la reazione, una reazione positiva, una reazione composta che vede sempre di più il protagonismo dei nostri studenti anche all'interno della vita quotidiana scolastica.